diciamo. Però qua c'è perché là metti i corsi indipendenti tra un po' quando escono. Siamo qua oggi a Pisa contro la vivisezione, contro ogni forma di ricerca, contro lo sfruttamento animale e della terra. La città di Pisa non ha niente da invidiare ai grandi poli nazionali della ricerca, dove vengono effettuati esperimenti su animali, tanto da meritarsi in passato l'appellativo di capitale italiana della vivisezione. In una piccola superficie di territorio sono dislocati numerosi centri di ricerca che vanno da centri pubblici come università e CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, fino a centri privati sulle cui attività si sa pochissimo grazie alle coperture, i segreti industriali da difendere. Non mancano anche i centri militari come il CISAM di San Pietro, sulle cui ricerche vige il massimo riservo da anni. Ultimamente abbiamo potuto prendere atto di parte dei risultati di tanti anni di impegno nel lavorare la guerra sotto forma di rilascio di acque radioattive del canale dei Navicelli provenienti dal reattore nucleare sperimentale. Nei numerosi istituti di ricerca gli animali vengono rinchiusi per essere sottoposti ad ogni tipo di esperimento, dalla chirurgia ai farmaci all'ingegneria genetica, per citare solo alcune delle pratiche più diffuse. Se i centri di ricerca sono distribuiti in gran numero tra Pisa e la provincia, l'attenzione maggiore non può che andare agli oltre 14 istituti scientifici che nell'area CNR hanno trovato sede. La realizzazione di queste prigioni per gli animali è il frutto di una convenzione tra l'università, il CNR e l'ospedale di Pisa. L'area CNR di Pisa è stata fortemente voluta dal vivisettore Luigi Vicari Donato, già direttore di fisiologia clinica. Comprende al suo interno di laboratori di biotecnologie, citogenetica, elettronica, chimica e tanti altri. E proprio in questo blocco sono presenti sale operatorie divise secondo l'utilizzazione di piccoli o medi animali. La concentrazione di animali rinchiusi raggiunge al CNR il suo apice e ripartono sia a livello locale che nazionale tutti quei protocolli che prevedono esperimenti su esseri viventi. Questo presidio apre il 10° incontro di liberazione animale che quest'anno vuole iniziare direttamente in uno degli innumerevoli luoghi dello sfruttamento, dove ricerca neutrale sta per consolidamento e sviluppo di pratiche di dominio. Non esiste nessuna ricerca neutrale. La vivisezione rappresenta un esempio perfetto di come sadismo e corsa al profitto a tutti i costi si sposino creando un impero mostruoso, un impero che prospera nonostante la sua evidente inefficacia nell'opposizione della maggior parte delle persone. La sua presunta utilità per la salute umana si è rivelata ormai da decenni una fandonia, perché dopo un secolo di ricerche, miliardi spesi, i casi di cancro sono in continuo aumento, perché malattie che un tempo considerate scomparse stanno tornando a diffondersi, quanti sono ogni anno i morti causati da reazioni avverse ai farmaci? Domande di questo tipo possono essere fatte a centinaia e gli apprendisti stregoni della vivisezione non potranno mai rispondere sinceramente. Il vero motivo per cui a tutt'oggi
oggi si continua a torturare gli animali nei laboratori è il profitto, è il potere di multinazionali della chimica, farmaceutiche, di scienziati, ricercatori, allevatori, ditte che producono strumenti di contenzione. Scardinare la sperimentazione animale è scardinare non solo il sistema medico, ma l'intero sistema industriale, dove qualsiasi componente chimico deve essere testato su animali prima della diffusione. La prova su animali è esclusivamente una formalità legale, essendo impossibile per i ricercatori estrapolare e trasportare il risultato di un test dell'animale all'essere animale umano, da una specie animale a un'altra. Organismi diversi e anche individui diversi reagiscono diversamente alle stesse sostanze. Le altre cavie sono i pazienti ignari, delle cui salute poco importa, coloro che producono e vendono farmaci. Le cavie siamo tutti noi e il mondo intero. Le multinazionali farmaceutiche producono e diffondono componenti chimici usati nei pesticidi, diffondono un'infinità di sostanze tossiche a cui veniamo sottoposti quotidianamente, che avvelenano ogni essere vivente fino all'intero pianeta. Sono causa delle stesse malattie su cui poi viene fondato l'impero della ricerca con la promessa di trovarne una cura. L'organismo viene ridotto a un mero aggregato di organi e geni, in un paradigma medico che riduce la complessità di un individuo e stravolge lo stesso concetto di salute e malattia. Ma non è solo per questo che vogliamo eliminare la vivisezione e ogni sfruttamento. È anche perché abbiamo a cuore la libertà di tutti gli esseri viventi, animali, esseri umani. Vogliamo lottare per un'uguaglianza che va oltre la visione per cui alcune categorie di esseri viventi debbono essere considerate inferiori e oggetto al servizio di altre. La violenza su tutti gli esseri viventi esiste e si riproduce grazie al potere, alla sottomissione e alla differenza. Basta chiudere gli occhi, iniziare ad agire contro la vivisezione, la ricerca, questo sistema che riproduce le cause e che alimenta una